Amici di Radio Universal, come promesso, eccoci con l'ospite di questa sera, Roberto Inglese. Benvenuto Roberto. Ciao a tutti. Alla radio non si vede, ma sei raggiante, il sorriso racconta davvero questo momento tuo incredibile. Ma sono abbastanza felice, dai, sia a livello personale sta andando bene, però sono contento perché non vincevamo da un po', e domenica l'abbiamo fatto stringendo i denti e questo è l'importante. Secondo gol pesante, partiamo da quando in un momento un po' delicato per il Chievo il mister ha deciso di far giocare Inglese dal primo minuto. Ma in settimana mi ero allenato bene, le partite precedenti erano andate abbastanza bene, quindi sono contento che mi abbia schierato di nuovo e spero di aver rivalicato la fiducia con la prestazione. Una prestazione che ha peraltro sottolineato la tua grande intesa anche con Meggiorini. Sì, mi trovo molto bene con lui perché io sono magari uno un po' più statico, lui uno che si muove di più. E sono felice di aver giocato con lui, però mi trovo bene con tutti quanti. L'importante era vincere e credo l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Ci sono dei momenti in cui magari prima di addormentarti la sera pensi sono un attaccante di Serie A? Beh, è normale, non avendola mai fatta e venendo dalle categorie inferiori adesso mi sembra tutto un sogno, magari certe volte dico ma veramente sta succedendo, credo che sia una cosa normale, però adesso ci sono e voglio sfruttare la mia occasione. Segnare un gol a Carpi, che significato ha avuto per te? A Modena ovviamente contro il Carpi. A Carpi ho passato delle belle emozioni, è normale che ora gioco per il Chievo e devo fare il meglio per questa maglia. E non mi avevano dato tantissima fiducia a Carpi nonostante le grandi cose avessi fatto, quindi magari qualche sassolino dalla scarpa me lo sono tolto, però comunque continuo a tifare la loro salvezza. Ecco, tu ci hai detto in diretta dopo la partita, da ragazzo sensibile, però mi è dispiaciuto qualche fischietto, qualcosa quando sono uscito, perché quando lasci una squadra è bello ritrovarsi e senza grossi fastidi come è successo. Sì, ho salutato tutti quanti, mi hanno abbracciato tutti quanti e tutti quanti mi hanno fatto i complimenti. È normale ricevere i fischi, al momento che sono uscito dal campo non è stato bello perché credo che portare il Carpi in Serie A sia una grande cosa e non è una cosa che capita tutti i giorni, e quello che l'hanno fatto credo meritano il giusto riconoscimento. È normale tornare da avversari, non mi aspettavo chissà che cosa, però nemmeno i fischi quando sono uscito. Un nostro ascoltatore ci ha scritto stamattina dicendo: quando parlate con Roberto chiedetegli se ha tanta voglia di giocare 90 minuti interi di una partita. Beh, è normale, però piano piano devo prendere la miglior condizione ancora, è una categoria nuova e comunque sento ancora un po' la tensione e magari mi stanco un po' in anticipo, però io i momenti che gioco cerco di dare il massimo, quindi. Ma nei momenti in cui magari incontri qualche tifoso che ti chiama e dice bomber, cioè ti giri oppure ti giri verso Pellissier pensando che debba rispondere lui? No, non è mai capitato, quindi non lo so. Senti, l'altra volta ci hai detto che ti manca molto il mare, ma il mare lo vedi quando riesci a mettere la palla in rete? Io sono nato e cresciuto al mare, quindi per me è molto importante. Appena scendo giù al paese mio ci vado di corsa e qui lo vedo solo quando segno, ma nelle mie immagini. Quale poster avevi in cameretta da ragazzo come calciatore di riferimento? Ma sinceramente non, una domanda che mi hanno fatto parecchie volte, non è che avevo un modello di riferimento. Credo e penso averlo visto dal vivo, Higuain sia l'attaccante più forte che abbia mai visto perché è il più completo di tutti. Ma tu facevi le figurine quando eri piccolo oppure no? Beh, certo. E allora chi ti piaceva attaccare? Quando stavo al Milan Ibrahimovic. Senti, un momento felice abbiamo detto, ma anche un momento di importanza per il Chievo, perché si è vinta una battaglia, ma di battaglie ce ne sono tante per la guerra pacifica che si chiama salvezza.
Dovevamo vincere uno scontro diretto col Carpi perché era una nostra diretta concorrente. Ora ne vengono altre 3 o 4 partite fino a fine girone d'andata e dobbiamo cercare di portarle a casa, perché più punti fai adesso e più magari stai tranquillo in futuro. Quindi ogni domenica sarà una battaglia e noi speriamo di portarle a casa. Che cosa conta di più nel Chievo, dentro e fuori dal campo? Ma io credo che qui ci sia un grande gruppo fatto di grandi persone, e l'aiutarsi reciprocamente sta dando sia molti privilegi a me nell'ambientarmi, ma anche credo che a chiunque scende in campo viene facilitato, perché ci sono 11 persone che ti aiutano dalla prima all'ultima. Che effetto fa essere un giovane nella squadra considerata più vecchia d'Europa? Giovanissimo non sono, però grazie, mi stanno insegnando tanto, dato soprattutto l'esperienza che hanno parecchie persone, perché sono molto grandi, e è stato facile ambientarsi perché sono tutte brave persone e mi hanno messo a mio agio fin dall'inizio. Ecco, te l'ho detto l'altra volta quando sei intervenuto in diretta telefonica, no? C'è stata una magia strana con i tifosi del Chievo, nel senso che quando hai cominciato a giocare degli spezzoni di partita, come succede sempre, anziché chiaramente i tifosi magari rammaricarsi perché il Paloschi, il Meggiorini o il Perissier di turno magari non giocavano e scendevano te, ti hanno subito adottato positivamente, c'è stata subito una molla che è scattata, l'hai sentita anche tu? Sì, a dire la verità sì, però è normale che bisogna mettersi al servizio della squadra. Io sono uno che magari dà tutto quello che ha e magari hanno visto questo in me e sono ben felice che mi hanno tra virgolette adottato, e spero di ripagare anche loro. Dici che stai bene con Meggiorini perché lui è più agile e tu più statico, ma allora vuol dire che dovresti correre di più? No, a livello di gioco ci completiamo bene. Credo che se un attacco a due, la miglior cosa è avere una punta un po' più mobile e una punta un po' più statica. Questo non vuol dire che io non corro, perché anzi, do tutto quello che ho, però credo nella mia visione di gioco che ci completiamo abbastanza bene. In conclusione di questa intervista ti lascio l'ultima battuta per salutare gli amici di Radio Universal, Radio Ufficiale di Chievo Verona, i tifosi che in questo momento stanno ascoltando il loro bomber, perché tu sei il bomber. Ma saluto tutti i tifosi e spero di ripagare la loro fiducia e che vengano numerosi allo stadio.